Bello a tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, ben ritornati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Minecraft e prima di iniziare ragazzi, come sempre, 100 like per il prossimo episodio. Allora, in questo episodio ragazzi proveremo a fare le scale, perché io non le ho mai fatte, quindi non so come si fanno. Ho visto qualche tutorial su YouTube, che qualcuno metteva qualche tubo sotto, qualche cosa sotto così di terra per farsi un appoggio. Quindi proveremo a farlo adesso, ci proviamo insieme, magari se faccio così. No, aspettate un attimo. Allora, ragazzi, io davvero scusatemi perché io davvero non lo so e non ci ho mai giocato, anche voi penso che all'inizio facevate così come me. Quindi mettiamo le due cose qua. Io deve, cioè non posso metterle, quindi mi serve un appoggio sotto. Sto provando a ragionare senza vedere i tutorial su YouTube, però so che quanto tempo fa ho visto qualche video su YouTube, quante ne vedevo, e vedevo che la gente lo faceva mettendo delle cose sotto così. Quindi se io faccio così e faccio una scala così, forse se la metto così, ok, ci siamo. Poi vorrei girare, forse se riesco a mettere altra terra così. Metti la scala, ok. Poi giro di qua. Mettile, no, devo scendere un attimo. Ok, vediamo un po' se riesco a fare qualcosa di creativo, qualcosa di bello. Salgo le scale, vado di qua, metto le scale qui. Io dopo giro così, le metto anche qui. E boom, sono qui. Però direi che ne basta solo uno, cioè così sono arrivato. Oppure no, oppure ci servono altre scale, così posso togliere la pala. Oddio, non so se l'ho fatta bene ragazzi, non ne ho idea, sinceramente, non ne ho la più pallida idea. Spero che l'ho fatta bene, però una sorta di scala c'è e quindi direi che sono soddisfatto pienamente di quello che ho fatto. E quindi sono contento così. Il resto della casa ragazzi lo facciamo con il legno, questo qui, 24 legno di abete, perché è l'unico legno che c'è quindi nelle vicinanze. Ed è questo qui, legno di abete, sì, è quello lì, perché è l'unico legno che ho ragazzi da poter fare. Quindi non so se si abbina con la casa, però ragazzi, cioè, anche se non si abbina, cioè non fa nulla. Cioè non è che adesso dobbiamo andare qua ad abbinare tutto, cioè va bene così, chi se ne frega. Dobbiamo fare il tetto, cioè dobbiamo proseguire a fare così, cioè a fare tutto quanto qua, a fare almeno tre strati. Dopo ragazzi il tetto qui lo chiudiamo meglio. Qui mettiamo tutto, lo chiudiamo meglio perché lì c'è un buco tremendo. E direi di fare il secondo piano. Finalmente ho imparato a fare le scale ragazzi. Ho ragionato, non ho visto tutorial su YouTube. Mi ricordavo che tempo fa, quando vedevo la serie di Laila, non so se voi l'avete vista, comunque quando lei faceva video su Minecraft fino a poco fa, anche lei quando ha fatto le scale ha fatto così, cioè ha messo qualcosa sotto, però non me lo ricordavo bene e quindi non me l'ho ricordato, perché appunto volevo provare a farmelo da solo e infatti ci sono riuscito e sono contento. Qua ne mettiamo non so quanti ce ne servono ragazzi per fare un buon tetto, un buon secondo piano. Il tetto lo faremo di vetro, quindi mi basta solo chiudere bene qua. Vediamo un po'. Niente, non ce la faccio a chiudere. Però vediamo se c'è altro legno. No, magari dopo l'andiamo a prendere. Poi io penso che se chiudiamo qui, finiamo lo strato e poi facciamo il tetto. Penso che viene fuori una bella, davvero una bella roba. Qui chiudiamo ragazzi. L'ho fatto di terra e fa veramente schifo. Però io direi, aspettate un attimo. Però io qua vado a sbattere terribilmente contro. Vado a sbattere contro qui. Quindi se questa la tolgo, vado qui. E forse è meglio farla così. Sì, no, però qua non posso scendere. Aspettate un attimo, Allora, ok, direi di scendere. No, devo fare per forza un'apertura così, per scendere così. Perfetto. Io direi che non è male, ragazzi. Non è male. E il letto direi di metterlo qua, di abbatterlo con l'ascia. E di metterlo sopra qui. Perfetto, fatemi sapere ragazzi qui sotto nei commenti se vi piace questo secondo piano. E adesso vado a prendere altre torce, le torce ne ho, 43 e voglia di fargli torce. Quindi possiamo mettere alcune torce qui, così magari da illuminare un po' tutto. Illuminiamo anche questo secondo piano. Naturalmente ragazzi illumineremo anche fuori, non solo dentro, ma illumineremo anche fuori.
E ne ho messe solo un paio, ragazzi, perché poi dopo la luce ci sarà, perché cioè, metteremo il tetto di vetro e quindi ci sarà anche la luce. E qui ero indeciso se lasciarlo di terra o farlo di vetro, perché sinceramente camminare sul vetro è davvero qualcosa di fantastico. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi nei commenti. Allora, qui si sta facendo ancora la sabbia, no, 62 di vetro, perfetto. C'è altra sabbia qui, magari ci serve, c'ho l'arenaria. Ok, io direi di andare a prendere altro legno, visto che lì ci sono tantissimi alberi. Abbiamo un'altra ascia? Sì, ce l'abbiamo perché la nostra si è rotta. No, si sta quasi per rompere, quindi finiamo di rompere questo, sennò dopo mi ritrovo con tutta la roba rotta. E quindi finiamo di rompere quest'ascia e andiamo a prendere appunto altra legna. Perché per finire con lo strato, diciamo, cioè l'ultimo strato del soffitto. Allora, qui è un brutto posto per prenderla, però direi che qualcosa riusciamo a prendere. Poi ragazzi, queste cose, queste foglie sospese in aria, bisogna toglierle, poi dopo piano piano le togliamo. Prendiamo anche il coso qua che ci siamo. Sta facendo notte, mi sembra, non lo so, però vedo tutto quanto più scuro. Quindi forse sta facendo notte e cerchiamo di raccogliere le ultime cose. Si è rotta, cerchiamo di raccogliere le ultime cose così almeno concludiamo il tetto in questo episodio. Lo facciamo di vetro, spero di concluderlo. Sta facendo notte. Qui possiamo prendere qualche altro pezzo da qua dentro. È notte già, ragazzi. Dai, forza, veloci. Dai, proprio questo qua sono andato a prendere. Questo qui è brutto. Quest'albero brutto sono andato a prendere. Boom, via. Andiamo qua. Prendiamo l'ultimo, ragazzi. Questo qui grande, che lo prendiamo tutto quanto. E poi dopo andiamo subito in casa. Eccoci qua. Prendiamolo tutto quanto. Stiamo qua. Perfetto. Andiamo su e rompiamo l'ultimo blocco che riusciamo a rompere, perfetto. E prendiamo tutto. Mi sembra che c'è rimasto qualcosa lì. Non ci vedo più, ragazzi. Però non ci vedo più. Sì, l'ho preso. Ok, non so quanti, no, almeno una ventina ne ho, 22. Ok, forse possiamo farcela. Corriamo in casa, velocissimi. Corriamo in casa, via. Boom, tanto per perdere un paio di cuori. Tutto quanto illuminato, ragazzi. È bello, guardate lì. Forse è meglio se tolgo quello strato di terra e lo faccio di vetro. Che dite, ragazzi, ci sta, no? Faccio uno strato di vetro. Poi dopo illuminiamo tutto. Dopo illuminiamo tutto. Chiudiamo qui. Chiudi, chiudi. Ok, e chiudiamo qui. Andiamo a fare l'ultimo legno, che è questo qui. Così riusciamo a concludere il soffitto. La soffitta qua, che sarebbe il secondo piano, che sarebbe una sorta di camera da letto dove andrò a dormire. E direi che di salire. No, ho sbagliato. Tanto per spiegare un po' di fammi salire, ok. Di cose di legno, dopo naturalmente li togliamo da lì, facciamo tutta quanta la camera qui e dopo il tetto lo facciamo di vetro. Perfetto, facciamo il tetto di vetro, il vetro ce l'ho e direi di fare così. Speriamo che ne bastano, ragazzi, 62, speriamo che ne bastano, perché non mi va di andare a prendere altra sabbia, quindi speriamo di farcela. Allora, così perché sto camminando all'indietro e dopo cado? Io non lo so. Dai, speriamo di farcela. Mi sa di no, ragazzi. Mi sa che riusciamo a stento a fare il giro. Mi sa che a stento riusciamo a finire il giro, quindi non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai a fare tutto. Però così, ragazzi, secondo me viene molto molto bene. Non so voi. No, perché l'ho messo lì? Dai, l'ho sprecato. Perché mi sa che si rompe. Devo stare attenti perché sennò sprechiamo tutti. Lì c'è una mucca che sta camminando per vicino a casa mia. Dopo l'andiamo a prendere. Qui e qui. Quindi niente, ragazzi, dopo andiamo a raccogliere un po' di sabbia e vediamo un po'. Non riusciamo a concludere il tetto purtroppo. Eh no, non riusciamo proprio a far nulla. Quindi ci serve praticamente il doppio di quello che abbiamo usato. Quindi arriviamo questi qua, andiamo a dormire, perché direi che è tardi, anche notte. Andiamo a dormire, dormiamo e in questa seconda parte del video andiamo a prendere un po' di sabbia, perché ci facciamo il tetto di legno, che è davvero molto molto, il tetto di vetro, scusate, che è molto bello. E anche lo strato qui è da fare di assolutamente di vetro, perché è bruttissimo da vedere. Guardate qui da fuori, è bruttissimo da vedere. Guardate qui. Guardate, cioè è bruttissimo da vedere così, e quindi voglio fare un altro strato, almeno quello fuori, di farlo di vetro. Poi il dentro va bene così, lo lasciamo di terra. Allora, la pala ce n'ho, quante ne ho? Ne ho una di legno anche, no, ne dobbiamo fare un'altra perché sennò non ce la facciamo. E la pala, eccola qua, la pala di pietra, eccola qua, e andiamo a prendere tutta quanta la sabbia. La sabbia non ho idea di dove prenderla io, ragazzi, la sabbia.
Andiamo qui sulla costa. Ah, no, non ho idea. Sono pieno di sabbia qui, non ho idea dove prenderla. Sono pieno, guarda lì. Sono pieno di sabbia, perfetto, sono pieno di sabbia qui. Andiamo a fare anche. Andiamo a prendere anche la sabbia qui. Se, ragazzi, se va tutto bene, se l'idea vi piace, io vorrei fare anche un ponte da qui a lì, così per collegare le due cose, farmi davvero una sorta di città, ragazzi. Perché è davvero molto molto bello, secondo me, fare una sorta di città. Io spero che l'idea vi piaccia, ragazzi. Supportatemi con un bel like se le idee vi piacciono. Io devo portare avanti anche queste idee. Perché, come ho detto sempre, lì ci sono le ossa. Ok, ecco qua. Perfetto, perché come ho detto sempre, ragazzi, io ho un po' di paura, tra virgolette, ad andare. Intanto non sto prendendo nulla, forse perché ho finito gli spazi. Sì, quindi devo andare a buttare qualcosa nella cassa. Stavo dicendo, ho paura, tra virgolette, di perdere tutto quello che ho. Quindi devo andare. Non posso andare nelle miniere, perché se perdo muoio sempre, ragazzi. Io nelle miniere forse ci vorrei andare molto molto più avanti. Molto molto più avanti, proprio perché ho paura di perdere quello che prende, anche tutto quello che mi porta appresso, perché per sopravvivere bisogna portarci parecchia roba e quindi se muoio perdo tutto e quindi non vorrei perderlo. Infatti ho deciso di non andarci per adesso e di andarci molto molto più avanti, però di farmi almeno una sorta di villaggio mio personale. Visto che i villaggi non è che siamo stati molto fortunati con i villaggi, possiamo fare un nostro villaggio personale. Secondo me l'idea è bella, ragazzi, supportatela con un bel like e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Prendiamo tutta quanta la sabbia, ok, perfetto, perfetto, ne sto prendendo tantissima, però ragazzi ce ne serve davvero tanta di sabbia. Dopo la andremo a bruciare, visto che ci vuole anche tanto tempo per bruciarla, e dopo faremo qualche altra cosa. Magari proveremo a scavare qualche altra cosa nella miniera, però per il momento ragazzi io sarei per l'idea di usare la modalità creativa per far spawnare alcune persone nel villaggio. Così almeno da non essere da solo e di costruirmi un vero e proprio villaggio personale. Perché come ho detto sempre, visto che non riusciamo a trovare un bel villaggio dove abitare, visto che quelli che mi avete consigliato voi non sono tanto belli per abitarci, però mi sono stati comunque tantissimo utili per rubare tutto quello che avevano. E fatemi sapere appunto qui sotto nei commenti se l'idea vi piace di usare la creativa per far spawnare le persone qui nel mio villaggio personale che sto per costruire. Perché ho l'intenzione di costruire appunto un villaggio, un vero e proprio villaggio, ragazzi, anche nella sabbia, con magari un ponticello che collega le due sponde del fiume. E magari secondo me verrebbe fuori una cosa molto molto bella. Di sabbia penso che abbia raccolta abbastanza. Comunque magari siamo qua vicino, quindi anche se non ci siamo, comunque che ce ne manca qualcuno, ci mettiamo 2 secondi a prendere la sabbia. Mancano 12 minuti, quindi io direi che facciamo giusto. Sì, anzi, no, siamo a 12 minuti. Direi che facciamo giusto in tempo a mettere l'ultima sabbia qui e di mettere altro carbone qui perché non ci siamo più. Ne abbiamo raccolto davvero tanta, ne abbiamo altre 64, quindi dovremmo farcela tranquillamente. Quindi io direi che per questo video è tutto, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like se è stato così. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Qui c'è altro grano che si è raccolto, quindi lo raccogliamo. Prendiamo tutto, carote, eccetera, che si è tutto raccolto qua. E quindi tutto quello che si è raccolto lo mettiamo ancora a fare qui. Altro seme di grano, mettiamo ancora le carote. Visto che abbiamo una sufficienza di carote, ne mettiamo. Ma sì, dai, mettiamole tutte. Poi la facciamo l'altro strato qui, lo facciamo con il grano. I semi di grano che anche ne abbiamo a volontà. Eccoli qua, i semi di grano, perfetto. Quindi facciamo accoppiare qua, tra virgolette, altre mucche. Venite qua, tutti quanti. Ok, ne dovrebbero nascere due. Penso di sì. Penso di sì, ragazzi. Dai, ancora. Fatene un altro, eccolo lì, perfetto. Un altro piccolino. Speriamo che non escono, ragazzi. Speriamo che non escono. Qui i maiali sono fatti, quindi ne diamo due. Un altro maiale, quindi forse possiamo farlo entrare. È stato fortunato. Entra dentro, fatemi aprire il cancello. Entrate dentro. Entrate dentro. Entrate dentro. Perché ti sei incastrato tu? Dai. Dai, che non c'ho tempo, che sta finendo il tempo. Entra dentro. Perché se n'è andato quel maiale? Dai, c'ho la carota in mano. C'ho questi, mi stanno seguendo e stanno uscendo. Mannaggia la miseria, volevo fare una cosa buona. Entra, entra, ok. Anche tu, bravissimo. Un po' in ritardo, però ce l'hai fatta. E chiudiamo qui. Ok, no, l'ho colpito, ho sbagliato, volevo fare l'altra. Ok, no, 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 sto facendo un casino, sto facendo un casino, qualcuno è uscito forse, qualcuno è uscito, lui è uscito. Mannaggia la miseria, mannaggia, chiuditi. Uffa, via
Vieni qui, vieni. Vabbè, comunque ragazzi, nel prossimo episodio cercheremo di mettere tutto quanto a posto. Io spero che il video vi sia piaciuto. 100 like, seguitemi su Instagram. Bella.